Zaleski Factory Team 1, Otto Guzzi, abbiamo i due fratelli Gianfranco Guareschi, reduci da tanti anni il direttore sportivo e collaudatore del team Ducati con la Desmo 16 e poi direttore sportivo anche del team VR46 Moto3, Vittoriano Guareschi con la mitica Moto Guzzi. Con il numero 11 abbiamo la squadra che vede una Lanzorghe Racing Austria nelle categorie vintage gruppo 5 con la TT 7.5 se non erro e Catani con il numero 120. Internazionale, soprattutto tedesca e svizzera e anche belga, che arricchisce tantissimo lo scacchiere di partenza. Attenzione, vediamo le moto vengono posizionate adiacenti il muretto della corsia box, i piloti, quelli che sono atleticamente più in forma. Io intanto la sbircio dalla mia postazione perché il rituale delle moto che da parte dei meccanici vengono posizionate adiacenti il muretto dei box è sicuramente uno dei momenti e degli attimi più emozionanti. Facciamo un salto nel 72, possiamo farlo visto queste moto che sono comunque degli anni 70 per lo più, possiamo fare un salto epocale alla prima gara che inaugurò questo circuito, era l'agosto del 72, gara di Italiano Gran Prix con al via anche una gara con le maxi moto. Vediamo il cartello che dice luci accese, per cui è un dato affascinante e ci ricorda. Mi pare di vedere la moto Guzzi della scuderia parramense, mi ricordo Guareschi Factory Team, purtroppo vedo che il pilota Emiliano ha subito l'attacco di Veghini che guadagna già un secondo e due, guadagna un secondo e due il pilota con la Mimota, la moto riminese, mentre al terzo posto c'è il numero 60, parliamo di Rampula, di Horvat Guzzi, Rampula austriaco, numero 79, Daniele Veghini con la Mimota della scuderia Padova Motocorse e al comando un secondo e otto su Guareschi, autore anche del giro veloce, 2:19:41. Guareschi secondo con la moto Guzzi numero 110 e al terzo posto c'è il pilota austriaco Rampula del team Omar Guzzi con la moto Guzzi numero 60. Queste moto sono tendenzialmente di cilindrata sotto i 50 e superiore, quindi abbiamo le quelle che potremmo definire, anche se non è propriamente corretto, prima ancora i ruoli prestigiosi di ambito, diciamo, di importante aziende del mondo già attivato, basta soltanto ci permette di seguire questo riverbero di luce, perché poi come fare in quella regione dell'autonomo, le moto sono piccoline, ora abbiamo un riverbero di luce, però seguiamo che i piloti di testa sono già alle 2:02 Misano con la moto numero 333.